Buongiorno a tutti. Haydn e Mozart e il concetto di musica classica. Due parole su questa etichetta che qualche volta rappresenta un po' un abuso linguistico. Classico è un aggettivo che si usa comunemente nella vita di tutti i giorni, si dice fisica classica, giurisprudenza classica. In questo senso si indica qualcosa di fondamentale, di basilare, su cui poi si possono aggiungere cose più raffinate, più particolari, un fondamento. E poi si usa nella moda, si dice una linea classica, no, di abito, un abito classico, in cui si intende qualcosa di rigoroso, di sobrio, e unito anche a qualcosa di un poco di conservatore insieme. Poi si dice nel linguaggio comune. È un classico, no? Nelle vicende, nelle commedie, il giovane, il figliastro che si innamora della giovane matrigna, si dice è un classico. Nel mondo culturale noi intendiamo per arte classica i classici, nel nostro mondo occidentale di solito l'arte greco-romana. Per noi italiani, quando diciamo Dante, Petrarca, Boccaccio, noi intendiamo i classici della nostra lingua. Ecco, in musica i classici veramente sono appunto Haydn, Mozart e Beethoven. Beethoven in realtà solo una parte, però per una parte consistente rientra anche lui in questo canone, ecco, dei classici. E legati in realtà anche a una città, a un centro particolare, la città di Vienna, e che riguarda gli ultimi decenni del Settecento e i primi anni dell'Ottocento. Quindi questa è una prima considerazione curiosa che viene da fare. La musica veramente, propriamente classica, di autori che hanno condizionato per secoli la produzione musicale. E però in realtà il loro mondo si è svolto come un fuoco di paglia, rapidissimo, in fondo 30 anni, diciamo non tutta la parte della loro vita, ma a partire dal 1780, gli ultimi anni, 20 anni del Settecento, fino al 1810, ecco più o meno, fino all'ottava sinfonia di Beethoven in qualche modo, rientra, questo qui sarebbe la parte propriamente classica, quindi rapidissimo, quindi un momento estremamente intenso, ecco. E questo già ci induce, ecco, a non considerare i classici, la musica classica come qualcosa di statuario, di immobile, ma invece qualcosa che si è svolto in un fermento di grande attività e tensione. E siccome il fulcro della musica classica è soprattutto strumentale, musica cioè per strumenti, sinfonica o da camera, ecco, per estensione si è cominciato molto presto a chiamare musica classica quella che non fosse musica vocale. Per esempio, se voi scorrete giornali, gazzette dell'Ottocento italiano, quando si parla dove si parlava quasi solo di opera lirica, di melodrammi, ecco, tutta l'altra musica era chiamata classica, quindi non solo i quartetti, le sinfonie di Mozart, ma anche un oratorio di Bach, per esempio, era chiamato classico, in quanto che era anche. Non era operistico. E oggi l'estensione è ancora più diffusa, come sappiamo, ancora maggiore. Ecco, tutta la musica che non è leggera, che non è il rock, che non è folcloristica, che non è extraeuropea, viene chiamata oggi all'etichetta di classico. Quindi tutti i classici, a questo punto, anche comprendendo musicisti come Liszt, Mahler, Wagner stesso, che è difficile chiamare classici con l'idea generale che ho dato prima, appunto di base fondamentale, di rigore, di serietà. Classico direi che nella musica si identifica molto con un nuovo tipo di linguaggio musicale, anzi possiamo quasi dire che il linguaggio musicale moderno è stato costituito proprio dai tre classici. Quindi un modo di concepire il linguaggio musicale nuovo, e cioè come una azione, o potremmo anche dire come una narrazione, che deve essere però unitaria e coerente.
E questo è un pensiero, un modo di concepire la musica che si applica al pianoforte, al quartetto, alla sinfonia, e può applicarsi anche al teatro, ecco, anche a un'opera. Quindi è un concetto musicale superiore al mezzo che poi lo esprime. E in questo appunto l'età classica della musica è molto più ristretta rispetto a quella precedente, l'epoca barocca, che era molto più varia nelle combinazioni, negli strumenti. Nell'epoca barocca si trova sonata a 3, sonata a 4, concerto a 5, cioè una quantità di suddivisioni, mentre invece l'età classica della musica restringe questi concetti e chiama quartetto, sinfonia, sonata, che sono le tre grandi categorie. E tutte queste si ispirano appunto a un pensiero narrativo, drammatico, ma molto coerente, molto unitario. E nell'epoca barocca, per esempio, anche l'orchestra. L'orchestra si dividevano, c'era l'orchestra di Parigi, l'orchestra di Dresda, l'orchestra di Milano, di Roma, di Londra. Ciascuna aveva le sue caratteristiche, i suoi strumenti. Ecco, se noi oggi quando diciamo l'orchestra sinfonica, non pensiamo all'orchestra di una tale città o di un'altra, ma pensiamo a questo complesso armonioso, unitario, che è l'orchestra sinfonica. Ecco, questo concetto di uscire dalla particolarità di vari centri e diventare invece generale è maturato proprio a contatto con la nascita delle sinfonie di Haydn e di Mozart e di Beethoven. Ecco, c'è uno strumento invece che accompagna in modo molto, direi, tumultuoso, vivissimo, l'evoluzione, ed è il pianoforte. Effettivamente tutta l'epoca classica, in particolare quei 30 anni, fine 7, primo 800, ma anche un po' prima e un po' dopo, ecco, il pianoforte passa da clavicembalo, da fortepiano, diventa il pianoforte, e poi il pianoforte stesso si amplia e il pedale, altre caratteristiche. Quindi questo è l'unico strumento in fortissima evoluzione. Gli altri strumenti invece sono quelli tradizionali, ma tutti vengono assorbiti in un concetto armonioso che è appunto questo nuovo linguaggio, questo pensiero classico, che prescinde quindi dal mezzo, ecco, non è condizionato come era nell'epoca precedente. Un compositore era condizionato dallo strumento, che strumenti avevo a disposizione, sulla base di quello concepivo il mio pezzo. Invece nell'epoca classica c'è questo pensiero unitario che si applica a qualunque strumento. Vediamone qualcuno, ecco. L'epoca classica direi che sensibilizza il linguaggio musicale, cose che si facevano già ma che vengono sensibilizzate. Facciamo un esempio prendendo un brano di una sinfonia di Haydn, la sinfonia numero 94. E l'ho scelto perché questo vi dà il senso della musica appunto come discorso, e discorso unitario, coerente, nel senso che in questo brano Haydn usa un solo argomento, ed è anche un argomento molto comune, ecco, basso, terra terra quasi, proprio per far vedere il lavoro che lui ci fa sopra, e dove appunto l'unità qui viene messa veramente in risalto dal fatto che l'argomento, il tema di questo brano, come si dice, è uno solo, che Haydn fa passare attraverso varie sfumature, ecco, dando appunto l'idea di un discorso che comincia, una peripezia e poi una conclusione finale. Dunque il tema è questo. Ecco, non si può dire che sia un'idea peregrina, no? Un'idea straordinaria, sono le note dell'accordo fondamentale ripetute. Poi con questa fermata e poi riscende con questo, con quest'altra armonia. Bisogna dire che Haydn era un personaggio spiritoso, umorista anche, molte volte si divertiva a fare un po'
darsi, presentarsi con questo aspetto un po', diciamo, da finto tonto, no? Che uno che usa una musica semplicissima, fatta di niente, appunto, per far vedere appunto dopo come invece quest'idea può fruttificare. Allora, questo qui è il tema principale, poi lo ripete una seconda volta. Accordo di tutta l'orchestra, poi c'è una piccola conseguenza. E adesso una ripresa del tema ribattuto. Esposto questo, appunto, questo è l'argomento, continua per tutto il pezzo a ripetere, a insistere su questa idea, però non da sola, ci aggiunge anche qualche cosa, per cui alcuni strumenti ripigliano il loro tema battuto. Però un flauto, uno solo, ecco, si mette a fare una specie di ornamento intorno, a dialogare con questo tema. Qui l'effetto generale, si sente il tema sempre sotto, quindi non siamo usciti dall'argomento, il tema è sempre quello. La conseguenza. Sempre il flauto. Adesso di colpo cosa si sente? Tutta l'orchestra che fa? Quindi è lo stesso tema di prima, il solito tema, però fatto da tutta l'orchestra in un tono minore, più grave, no? Tutti insieme in fortissimo, che sembra che quindi cominci un discorso che porti lontano. Subito dopo cosa avviene? Ecco, quindi ci aspettavamo dopo quel fortissimo, no, qualcosa di tragico, e invece sempre lo stesso argomento, ma scherzoso. Andiamo avanti, ai bassi vedo di nuovo, e sopra invece gli altri strumenti fanno. No, si mettono in movimento, però l'argomento, il tema è sempre lo stesso, quindi il discorso è estremamente unitario. Eccetera. Vado avanti poche dopo questo intermezzo forte. Ho scelto proprio un pezzo dove l'unitarietà è fortissima, eh? Ricordate che siamo partiti da... Questo
questa è semplicemente una variazione, un accrescimento. Altre formulazioni sempre del tema che continua sempre in questo modo, una per esempio è questa qua in fortissimo. Il tema originario che è diventato battute, conclusione. Sentiamo come ci viene dato il senso di conclusione. Non ha mai cambiato tema, ma ci dà il senso che è finita, che il percorso di questo pezzo, che io ovviamente ho abbreviato, sta finendo, no? Sentiamo. Ecco qui il tema, qui nella forma proprio originaria. Che cos'è che gli dà il senso che è arrivato alla fine, è esaurito il suo percorso? Sono le armonie che ci mette sotto. Che lo sfumano e fanno sentire che è stanco, che ha finito questo suo racconto ed è arrivato al fondo, ma però non ha mai cambiato la sua figura, l'argomento è sempre stato lo stesso. Ecco, questo è proprio un caso estremo, se vogliamo, ecco, di una musica che si basa su un solo argomento, che però ci dà un suo raccontino, una sua narrazione, che è coerente e legata semplicemente a un'idea sola. Ecco, questa è una delle tante caratteristiche ecco, del periodo veramente del concetto di classico in musica, limitarsi a pochi elementi e farli sfruttare. Ecco, è una concezione, diciamo, economica, ecco, della musica, non importa non buttare fuori tante idee, basta averne una sola, però sapere come fare a farla rendere. Naturalmente questo principio si applica a musiche completamente diverse. Questo qui che ho fatto è un caso appunto di un brano umoristico in cui Haydn volutamente scherza su questo fatto, ma avviene in tantissimi modi. Per esempio c'è una sonata di Mozart in La minore, una sonata che ha un piglio abbastanza drammatico, che comincia così, che ha un primo tema, diciamo, molto plastico e tutto molto ritmico. Questa figura e che quindi è un accento tan-ta-tan, tan-ta-tan. Questa cellula qua si imprime nel nostro cervello per un po', lui fa anche. Quando arriva a questo punto,
sembra dimenticarsi di questo ritmo e va in un altro clima, cambia completamente. No, sembra andare in una... Prima la musica era tutta statica, stagliata. Qui sembra invece fluire tranquillamente, come acqua, eh? Mozart sembra perdersi beato, no? In questa nuova musica. Addirittura qui inventa una nuova figura che si incide sull'orecchio, una figura cadenzale per chiudere, quasi un gioco. Adesso quella figura che prima era sotto passa sopra. Quindi ha finito la composizione, però ecco l'idea dell'unitario lo riprende. Dice: quando chiudo voglio riprendere il tam ta tan, il ritmo che ho lasciato dall'inizio. E infatti lui è partito con un'idea, il tan ta tan, poi è andato altrove, ha divagato, non è stato come Haydn a rifare sempre la stessa figura, ha divagato, si è quasi perso in questo nuovo clima, però alla fine, quando bisogna chiudere, riprende il concetto unitario di prima. Questo è uno degli tanti aspetti, ecco, della musica classica, veramente classica, cioè limitarsi a pochi mezzi e dare un senso alla composizione che procede, che va avanti, non che contempla, ma che racconta qualche cosa con pochi elementi. Haydn e Mozart, allora chi sono questi due? Poco però nel tempo che abbiamo. Intanto Haydn e Mozart, molte di queste lezioni ho visto sono su due nomi e spesso questi nomi hanno un carattere anche oppositivo, per esempio Brahms e Tchaikovsky, Stravinsky e Schoenberg sono proprio degli opposti, e in fondo anche Bach e Handel sono lontani. Ecco, Haydn e Mozart è una coppia invece quanto mai non oppositiva, è una coppia proprio che rappresenta un'amicizia anche umana fortissima, oltre che un'affinità di linguaggio molto forte. Caso quasi unico proprio, di amicizia reciproca e di influenze anche reciproche, nonostante la grande differenza di età, che c'era più o meno 24-25 anni circa di differenza tra Haydn, che era nato molto prima, e Mozart. Però, come sappiamo, la precocità eccezionale di Mozart fa sì che a un certo punto i due, intorno al 1780, appunto in questi anni qui, arrivano. Mozart ha 25 anni, Haydn ne ha 50, ma arrivano quasi insieme, come ormai sono due contemporanei, ecco, due pari grado che si scambiano. Fino a quell'epoca Mozart aveva seguito Haydn, ogni tanto Haydn pubblicava quartetti o sinfonie con determinate caratteristiche, subito dopo, poco dopo, si vedeva Mozart che teneva presente queste cose di Haydn e anche lui si adeguava. Da quel periodo lì invece, dall'80 in avanti, i due, dicevo, sono pari grado e si influenzano a vicenda. Allora si vede molto bene, per esempio, tutte le ultime 20 sinfonie di Haydn mostrano chiari segni, ecco, di aver preso spunti e cose, suggerimenti stilistici da Mozart. Mozart muore presto, come sappiamo, nel 1791, e dopo la morte di Mozart Haydn vive ancora circa un ventennio, fino al 1809, ecco, in questi ultimi anni, nelle ultime sinfonie, i frutti, ecco, di suggerimenti di Mozart, ecco, si vedono anche lì.
Abbiamo attestazioni famose di stima, di ammirazione reciproca. Quando a un certo punto Mozart pubblica uno dei suoi, delle cose più caratteristiche, ecco, dell'età classica, i 6 quartetti dedicati appunto ad Haydn, e nella dedica lo chiama proprio un padre, dice: questi quartetti vanno in cerca di un padre e nessuno meglio di Haydn. A sua volta sappiamo che Haydn a un certo punto, dopo che aveva conosciuto questi quartetti già visti, al padre di Leopold, al padre di Mozart, che come sappiamo era inquieto per la carriera del figlio, che se n'era andato a Vienna, aveva lasciato Salisburgo per andare nella libera professione, quindi era sempre inquieto, e Haydn disse però al padre una volta: davanti a Dio e davanti a quello che ho di più sacro, io le dico che lei, il suo figlio Wolfgang, è il più grande compositore che abbia mai conosciuto. E poi c'è un altro segno che attesta l'ammirazione di Haydn per Mozart, che ha capito chi era quest'uomo, ed è il fatto che Haydn nei suoi lavori doveva scrivere anche opere teatrali nel teatro di corte di Esterhazy, dove lavorava come impiegato. Doveva produrre anche opere teatrali, ne ha scritte parecchie, quasi tutte su libretti italiani. E a un certo punto, dopo che Mozart ha scritto Nozze di Figaro e il Don Giovanni, Haydn non ha più voluto scrivere per il teatro, ha detto: dopo queste opere di Mozart, e ha chiuso. Ecco, questo è un altro segno, ecco, dell'ammirazione che aveva, di che aveva capito insomma chi era. E affinità ci sono molte tra i due compositori. Per esempio, tutti e due erano compositori che erano attratti dalla città, dalla cultura, dalla vita cittadina. Del centro. Mozart lascia Salisburgo, oggi è una città famosa per il festival e altre cose, ma a quel tempo era veramente un luogo abbandonato in cui c'era una piccola corte ed era un luogo tagliato fuori dalle grandi vie. E Mozart tutta la sua breve vita ha spasimato per lasciare Salisburgo e andare a vivere appunto a Vienna. Haydn, che era un temperamento più calmo, più posato, anche lui però, c'è quel famoso episodio che forse ricorderete della Sinfonia degli Addii, cosiddetta, perché Haydn con i suoi musicisti, la sua orchestra, stava in un castello, in una residenza di Esterhazy, si chiamava, vicino tra il confine tra l'Ungheria oggi e l'Austria, quindi isolatissimo anche lì. E a un certo punto lui e i musicisti erano vogliosi di tornare a Vienna, e allora lui scrisse una sinfonia in cui tutti gli strumenti nell'ultimo movimento, uno alla volta, finivano una parte, soffiavano sulla candela del leggio e poi se ne andavano. E questo succede a tutti, uno per volta, alla fine ne resta solo uno con un violino, e il principe ha capito insomma che i musicisti e l'orchestra volevano tornarsene a casa. E questo dice anche in fondo della flessibilità del linguaggio musicale raggiunto a quest'epoca, cioè esprimere una cosa così con i mezzi della musica è un altro segno, ecco, della ricchezza linguistica della musica di questi anni. E quindi tutti e due avevano questo interesse per la città. Come sappiamo, ci sono le sinfonie più famose di Haydn, si chiamano Parigine e Londinesi, e sono state scritte, quelle parigine, su una commissione arrivata da Parigi, e rappresentano un ampliamento notevole. Le londinesi invece è andato lui stesso a Londra dove le ha scritte, e sappiamo anche dai suoi diari, dalle sue lettere, come fosse rimasto sempre colpito dalla vitalità di questa città. Cioè la metropoli che si stavano sviluppando in quegli anni attiravano, ecco, proprio il loro vitalismo, questi compositori. Nel secolo successivo le cose saranno molto diverse. Quanti musicisti, pensate a Grieg, Eduard Grieg, Mahler, che scrivevano invece nella loro capanna isolata nel bosco, no? Con cerbiatti che andavano a vedere dai vetri, erano felici di questo isolamento. Ecco, invece i nostri musicisti classici di quest'epoca erano invece felici della città, del vitalismo cittadino, e questo si sente anche nella precisione della loro musica.
Differenze invece, ovviamente c'erano anche tante differenze tra i due. Mozart, possiamo dire in generale, è la cosa che colpisce di più, più ancora della precocità, che fa sempre tanto effetto su quelle le persone poco pratiche di musica, 3 anni, 4 anni, su buttare giù da dei compitini, ma più ancora della precocità che c'è anche in altri musicisti, quello che è sbalorditivo è la sua capacità di assimilazione, di cogliere di tutti gli stili che gli capitano vicini, cogliere l'essenza e saperla riprodurre, dialogare con questa. Ecco, questa capacità è veramente straordinaria, dovuta anche al fatto della biografico. Cioè Mozart è un compositore che da bambino già ha viaggiato continuamente, quindi ha conosciuto una quantità di centri, di stili diversi. In Haydn invece è un musicista più autonomo. Tutto quello che ha fatto lo ha conquistato lentamente, passo dopo passo, lo si vede nelle sue 100 sinfonie, i suoi quartetti. Se uno controlla, vede questa fase proprio di evolutiva che va avanti poco per volta e parte soprattutto da idee autonome lavorate. E in effetti è un musicista che ha viaggiato molto meno di Mozart. Nella prima metà della sua vita ha viaggiato pochissimo, si trasferiva da Vienna alle varie residenze dove i suoi padroni, il suo principe, lo conduceva, ma non si è spostato molto. Il suo grande viaggio lo farà molto maturo a Londra, un viaggio importantissimo che gli fa scoprire per esempio gli oratori di Handel, e quindi da lì lui prende poi quella direzione quando scrive gli oratori La creazione e Le stagioni, quindi importante, è stato importante, però lì era già Haydn, era già al massimo della sua maturazione, non doveva più, dal punto di vista del mestiere, non doveva più imparare, non aveva più nulla da imparare. E un'altra differenza è che Mozart era un grande pianista. Pianista nel senso di esecutore di musiche sue soprattutto e di altri, ed era meno legato, Haydn è meno legato a uno strumento di come fosse Mozart al pianoforte. E questo spiega perché tutti i capolavori mozartiani la categoria dei concerti per pianoforte e orchestra sia una delle più strepitose proprio. Se uno dovesse scegliere proprio l'essenza dello spirito mozartiano, lo può trovare molte volte nei concerti per pianoforte, dove lui dal pianoforte dialoga con l'orchestra, suggerisce, prende suggerimenti dall'orchestra e li trasforma, oppure è lui che lo dà per il primo. È proprio un tipo di musica, anche il pianoforte con altri strumenti, quartetto, ecco, tutte le volte che il pianoforte è con qualcun altro, il genio di Mozart proprio si accende in modo particolarmente personale. Ecco, mentre invece Haydn è più legato al complesso omogeneo dell'orchestra, le sue produzioni, ha scritto anche concerti per solisti, ma sono meno brillanti, meno tipiche, ecco, che non l'orchestra, che era proprio il suo strumento, lo strumento che maneggiava meglio. E qualche differenza adesso anche di cose interne, più sostanziali. Certamente in Mozart ci sono dei momenti in cui il pathos, la drammaticità erompe proprio in modo sorprendente, in un modo che Haydn, che invece ha un tono sempre più pensoso anche nelle cose tristi, non è sempre come il pezzo che faccio sentire prima, ecco, anche cose spero severe, però sembra un tono più pensoso. In Mozart c'è invece un peso, una drammaticità, proprio un pathos fortissimo. Volevo farvi sentire un caso di una composizione di Mozart salisburghese ancora, quindi giovane, un divertimento, una composizione che non è ancora, diciamo, nel classico perfetto, ma è prima, è nello stile galante, in questa musica più leggera. È un divertimento, ha il numero 334 del catalogo delle opere di Mozart, il Köchel, e volevo farvi sentire questo aspetto. È un minuetto questo, fa parte di una serie serenata, un minuetto in cui c'è il pezzo principale e poi c'è un trio, che è una parte intermedia, che si chiama così, trio, anche se fatto da più strumenti, ma per tradizione si chiama sempre trio. Ora, il minuetto in sé è un pezzo che, se uno non lo conosce, non sa che è di Mozart, potrebbe benissimo essere anche di Haydn. Chiunque abbia conoscenza di questi autori dice, ma potrebbe essere o uno o l'altro. Finito questo pezzo,
che è un pezzo appunto sereno, così, di intrattenimento, di estrema eleganza naturalmente, parte invece questo intermezzo, questo trio, dove invece si sente un violino che fa come un passo leggero in punta dei piedi e poi gli altri strumenti che subiscono come un'oppressione, proprio un clima oppressivo, scuro, nero. Ecco, veramente momenti di questo genere Haydn. Lì a quel punto riconosciamo che è Mozart. Haydn non ha dei momenti di questo genere, è sempre più trattenuto. Invece in Mozart proprio dilaga, e dilaga in un giovane, in un'epoca in cui era ancora a Salisburgo. È stranissimo questo insieme dei due climi. Allora possiamo sentire questo brano che è, come dicevo, il minuetto, quello che ho detto non si può anche non capire chi è o confondere uno con l'altro, e invece l'altro in cui il trio intermedio in cui invece non c'è dubbio che si tratta proprio di Mozart. Grazie. Può alzare un pochino forse. Qui avete sentito, riprendi il minuetto prima, ecco, sta incorniciato questo momento proprio di stranissima oppressione
che invade di colpo questa musica che è invece generalmente un brano di intrattenimento. Ecco un caso invece di Haydn che volevo sottolineare, dove invece viene fuori qualcosa di caratteristico, di nuovo quel suo aspetto giocoso proprio, che qui quasi fa una burla, e che questo è proprio tipico suo, più di Mozart. Anche Mozart ha un sacco di musiche scherzose, giocose, ma non, diciamo che non gioca col linguaggio musicale proprio come fa Haydn, con l'aspetto proprio di fare una beffa all'ascoltatore, anche in modo complice naturalmente. Qui si tratta di un quartetto, quartetto opera 33, il secondo della serie, dove c'è un finale dove il gioco di Haydn è quello di dare all'ascoltatore il pezzo, dare all'ascoltatore il senso che il pezzo continui ancora, che non sia finito, e poi invece il pezzo è finito, ecco, cioè illudere l'ascoltatore che il brano deve ancora continuare, invece il pezzo è finito. E vediamo com'è che fa a fare questo aspetto. Dunque il tema è questo qui, un tema scorrevole che Haydn ripete ad arte molte volte proprio per mettercelo bene nell'orecchio e per ottenere appunto quell'effetto che vuole, ecco, di illusione. Noi ci aspettiamo che la musica continui, invece il pezzo è finito. Il tema è questo. Ecco, lui lo ripete subito. Ecco, molto caratteristica è questa botta e risposta. La botta, la risposta, poi prosegue. Poi va avanti sempre con questo ritmo. Ripete il tema. Avanti c'è qualche altro sviluppo, eccetera eccetera, arriviamo, ecco, alla fine dove c'è ancora una volta una ripetizione, attenzione, adesso fa in adagio questa specie di perorazione per far capire, retorica quasi, per far capire che stiamo finendo. Poi riattacca in presto il tema, però tra una frase e l'altra mette delle pause lunghe, proprio la corona, la grande pausa, pausa ad libitum, cioè pausa, per cui sembra già finito. Invece, pausa. 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 Finito. Cioè il gioco sta tutto nel fatto che lui ci ha messo nelle orecchie, ci ha messo questa risposta. E invece la seconda volta non questa, noi ce l'aspettiamo e non avviene più. E poi l'altro artificio è quello di distanziare con delle pause. Questa lunga pausa. Invece il pezzo è finito, è questo.
Ecco, questa è proprio una caratteristica di Haydn, questo modo di... E ci fa anche capire, ecco, come diventa, come il linguaggio, appunto, pur limitandosi a pochi mezzi, sempre lo stesso tema, può essere appunto espressivo, ecco, può costruire un discorso. Quindi si tratta di una vera e propria rivoluzione, quello che Haydn e Mozart hanno messo insieme in realtà in tutti e due. Ecco. Una rivoluzione però, quando noi usiamo questa parola nell'arte moderna, pensiamo sempre a qualcosa che ribalta un precedente, che si oppone, che distrugge un modello precedente e ne presenta un altro. Ecco, invece in questo caso è una rivoluzione molto particolare, perché è una rivoluzione che assorbe invece tutti gli elementi nuovi e li equilibra. Ma è una rivoluzione. Pensiamo che nell'età dell'illuminismo, che in buona parte coincide con Haydn e Mozart, la musica strumentale era considerata appunto un fatto secondario, musica solo di intrattenimento. La musica importante per queste persone era la musica vocale, basata su un testo, su una parola, e sostenevano appunto che la musica poteva solo imitare in qualche modo il contenuto delle parole. La musica strumentale serviva per accompagnare i pranzi, per le serenate, per mangiare, ma non era importante, ecco. Non aveva, diciamo, una sua possibilità. Era priva di senso e molti pensavano questo. Invece proprio in questi anni, soprattutto per merito di Haydn e di Mozart, e poi con altri autori secondari, ma sono loro che prendono la bandiera in mano, veramente la musica si avvicina proprio all'ideale del linguaggio articolato, come abbiamo visto, capace di ogni sfumatura, ecco, ma, e quindi autonomo, libero però da riferimenti. E allora a questa idea hanno collaborato tutti e due insieme, ecco, in pari misura. Volevo dare ancora qualche, ecco, carattere, qualche idea di queste innovazioni, ecco, di questa, in cosa avviene questa rivoluzione. Parliamo subito della cosa più, una delle cose più importanti nella musica, che è il tema. No? Il tema, che è come il soggetto di un argomento. Ecco, i temi dell'epoca classica, del pensiero classico, sono temi che sono chiusi in qualche modo, sono conclusi e hanno un carattere molto preciso, ben costruito, spesso simmetrico. Ecco, i temi invece dell'epoca barocca sono temi più aperti, che possono muoversi e poi continuare per frammenti e modificarsi. Invece il tema classico ha proprio un carattere specificamente chiuso. Per esempio, questa è una sonata di Mozart che comincia così. Questo è caratteristico, il fatto che sia combinato di due elementi. Uno, questa salita, a cui poi corrisponde, e invece un secondo elemento, a cui corrisponde, no? Integrati insieme. Noi qui ti aspettiamo già. E quindi questo personaggio è chiuso nel suo carattere, ma molti temi hanno questo aspetto doppio. Per esempio, una delle più famose sinfonie di Mozart, proprio l'ultima, la Jupiter cosiddetta, K551, anche questo è costruito così, è un tema doppio, un elemento... e uno invece più discorsivo. L'altro di nuovo. E poi eccetera, ecco, ma sempre due parti insieme, e comunque un carattere chiuso e ben definito. Un'altra famosissima sinfonia di Mozart, quella in sol minore, carattere completamente diverso, ma anche qui un carattere ben circoscritto, concluso. Anche qui abbiamo un elemento fatto da
solo una ripetizione, e poi un secondo elemento che ha questo salto in alto e poi scende. Poi di nuovo il primo. E poi scende. E quindi hanno un carattere, hanno un aspetto concluso e che gli dà una forte caratteristica. Questa caratteristica gli consente di dialogare con altri temi altrettanto ben definiti in modo appunto drammatico. Ecco, questa qui è una grande svolta. Per esempio, Bach ha scritto dei temi straordinariamente pregnanti. Un tema di fuga di Bach. E poi eccetera, risponde. E poi. Però questo tema resta sempre uguale. Scusa, che io sto perdendo un frammento. No. Resta sempre in tutta la composizione, procede in modo uguale, come davanti a una contemplazione. Invece la sonata classica è azione, ecco, questa è un po' la differenza. I temi di Bach si espandono, si vanno in profondità, ma sempre, tutto sommato, non cambia mai l'affetto, diciamo, il sentimento fondamentale, proprio come davanti a una contemplazione, naturalmente sto semplificando un po'. Invece in questo tipo di musica qui la caratteristica dei temi, così diversi tra di loro, produce una azione, appunto. Ripiglio quella sonata... questa sonata qui di Mozart che ho poi appena accennato. Primo tema. Adesso procede. Il primo tema. Ecco, qui siamo pronti per un altro tema che avrà anche lui un suo carattere diverso dall'altro e i due cominceranno a entrare in rapporto. Questo tema, infatti, mentre il primo era così tagliato con l'accetta, questo qui invece è un tema ti viene incontro, che dialoga, che vuole fare amicizia, no? Qui un'altra figura, un altro tema affettuoso. Sentito qui molto bene, si percepisce il tema, quello tagliente, che
poi ripassa qui sotto e poi invece il tema affettuoso. Qui non potrà che venire. Ecco, questo è il modo un po' come si diventa dialettico, drammatico, ecco, il seguito della composizione, dovuta alla forte caratterizzazione dei temi. Temi che hanno un carattere appunto molto, molto evidente, molto forte. Mentre invece appunto nell'epoca precedente i temi anche in Vivaldi si svolgevano avanti, proseguivano lo stesso clima, non c'era un'opposizione di climi così forte come c'è tra e che sono proprio due cose diverse completamente messe, raffrontate. Ecco, un elemento in cui una cosa che serve molto a colpire, molto che era anche tipica di questa epoca, è la chiarezza ritmica che questi temi hanno rispetto a temi dell'epoca barocca che erano appunto più il tema bacchiano, per esempio, con contorni meno netti e soprattutto meno vicini all'orecchio della musica comune, della gente che poteva sentire. Per esempio in Haydn questo minuetto della Sinfonia 94 è un minuetto che ha un carattere ritmico molto preciso. Qui è questa ritmica qua, è musica che l'ascoltatore della sinfonia poteva sentire anche per strada, in una sala da ballo. E qui, oltretutto, qui Haydn arieggia qualcosa delle danze tirolesi, no? Quelle danze con quei ragazzoni con i calzoni corti di velluto, no? che si danno anche delle botte. Questi archetipi ritmici, diciamo così, uno li ha nelle orecchie, comunemente li ritrova qui. Ecco, un'altra caratteristica dell'epoca classica è che mai come in quest'epoca i due livelli di musica di intrattenimento, diciamo musica leggera e musica seria, mai si sono trovati così vicini. In Haydn e in Mozart anche, qualche volta proprio veramente coincidono uno con l'altro. Poi sempre di più sono andati allontanandosi, ma a quest'epoca erano molto vicini. Haydn non perde mai il gusto, ecco, per divertirsi con questi. Questo qui è un caso di musica appunto, dicevo, quasi popolare, ma non è detto, anche in musica estremamente raffinata, sempre di Haydn, per esempio la Sinfonia numero 101, il secondo movimento, che invece è un lavoro tutto di fino, ultra raffinato, però anche qui ha un ritmo sempre preciso, inesorabile, tant'è vero che questo pezzo è stato soprannominato La Pendola, e dove appunto la base ritmica è anche lei un protagonista. Poi melodia di violini,
Ecco, per tutto il brano questo ritmo è inesorabile. C'è un punto di nuovo contraddistinto che distingue molto Haydn, anche qui tipo gioco, no? A un certo punto la frase finisce così. Pausa. Questo schema ritmico veramente inesorabile. E un altro aspetto importante da sottolineare in questi autori ed è la cantabilità fatta con gli strumenti. Quando io dico cantabile uso una metafora, naturalmente, se non canto veramente, no? Ma sul pianoforte, sul flauto, sul corno, sui violini, eccetera, si può anche cantare. E qui bisogna dire che Haydn e Mozart, tutti e due, hanno proprio ereditato dall'arte italiana, dalla musica italiana, questa capacità di essere cantabili. E questa è stata la grande eredità che l'Italia del Settecento ha dato all'Europa. Il bel canto, cosiddetto, la presenza dell'opera italiana in tutti i teatri d'Europa, la fortuna degli Evirati, questi cantori straordinari che facevano queste opere con melodie e con una capacità vocale assolutamente straordinaria, e proprio hanno seminato. Vienna poi aveva un'opera italiana che era importantissima, quindi era la capitale dove viveva Metastasio, il grande scrittore di libretti, dove insomma tutte le opere italiane. Quindi veramente si è passato a una eredità della cantabilità nella musica strumentale. Haydn e Mozart hanno dato esempi che adoravano naturalmente il teatro italiano, hanno dato proprio esempi straordinari di poter stilizzare, diciamo così, la voce. E molte loro melodie potrebbero essere cantate se uno avesse voglia di mettere delle parole, però non sarebbero così belle. Sono belle proprio perché strumentali tendono al canto, che è il loro ideale. Sentiamo un caso, per esempio, di una serenata, proprio questo è un quartetto di Haydn, dove c'è un brano che poi è stato chiamato giustamente serenata perché i tre strumenti pizzicano come fosse una chitarra e il violino a turno, insomma, cantano proprio come se fosse una voce. Ed è un caso appunto straordinario di cantabilità trasferita nello strumento, di cui tutti e due hanno dato prove supreme. Sentiamoci questo un pezzettino di questo brano. Grazie. Ecco, un caso analogo di Mozart, celeberrimo, famosissimo, quando lo sentirete dite, ma lo conosco benissimo. Questo appartiene a un concerto per pianoforte e orchestra, uno dei più importanti, il K467, e il secondo movimento, l'Adagio, è proprio questa, direi, è la trascrizione più grandiosa, ecco, di questo ideale del canto trasferito in strumenti, della cantabilità in strumenti. Sentiamone un brano perché ovviamente è lungo, sentiamo un pezzo almeno.
Anche il pianoforte però vuole cantare. Bene, grazie. Volevo accennare almeno a un altro punto importante di questa rivoluzione linguistica, ed è il rapporto, la coerenza che si stabilisce tra le varie aree tonali, tra le tonalità. Questo è un discorso che è difficile affrontare se non in modo appunto molto tecnico, ma cosa che non avrei neanche voglia di fare e neanche opportuno, però è un campo questo qui delle aree tonali molto difficile da spiegare, ma molto facile da sentire, perché è una cosa molto istintiva. Allora a questo volevo riferirmi. E vuol dire cioè il fatto che tutto questo discorso di quando noi ascoltiamo una musica e sentiamo, abbiamo delle attese, no? Ci aspettiamo qualche cosa, e questo qualcosa o non arriva, o viene deviato, o invece arriva in modo sensazionale, chiarissimo. Ecco, questo aspetto qui, sotto questo nostro rapporto con l'attesa e con la risoluzione, c'è il discorso delle aree tonali. Quando si dice comunemente concerto in re, in fa, in sol, ecco, vuol dire che la nota re, fa e sol sono la nota cardine, la nota base di tutta la composizione. Come in una prospettiva tutte le linee vanno su un punto di fuga laggiù, e così tutte le linee della musica vanno sulla nota cardine. Ma volevo dare un'idea appunto di cose che si sentano molto bene. C'è come un effetto di calamita, la nota tonica, quella centrale, tira su di sé, fa sentire su di sé la forza di una forza di gravità. Per esempio, prendo un caso di una sonata di Mozart in cui la nota cardine è La. La tonalità cardine è il La minore. Ecco, a un certo punto il discorso che Mozart porta lo porta lontano da questa tonalità, ma a un certo punto lui ci avverte che stiamo ritornando verso quella tonalità, e c'è proprio questo effetto che chiamo effetto calamita, no? Dunque il discorso a un certo punto arriva così. L'effetto calamita consiste proprio in questo aspetto di... Ecco, qui è come se ci fosse un peso, un corpo che è in peso. A un certo punto il musicista stacca il peso e lo fa e lo depone. E a questo punto è arrivata, che è poi quello che banalmente nella musica più così più dozzinale si fa quando io faccio questa formula.
questo è il punto di arrivo, no? Anche qui. Io qui metto un peso ta, ta, che deve essere risolto. E questo avviene in musiche diversissime di tono, patetico, scherzoso. Per esempio prendo un caso di un'altra sonata di Mozart, dove a un certo punto è in re questa. La tonalità è re e a un certo punto il discorso mi ha portato lontano. Sono qua. Stacco il peso e torno alla tonica. Ecco, questo sistema di aree tonali, di attese, di anticipazioni, di prefigurazioni che vengono poi realizzate, appartiene a questo mondo dell'armonia, delle aree tonali, che è appunto molto complesso, molto difficile, ma che però si avverte molto bene. La mia soddisfazione quando ascolto un pezzo e mi sento appagato è dovuto proprio al fatto che le aree tonali sono state combinate con un procedimento chiaro, anche qui molto limitato, ma però preciso, in senso discorsivo. Ancora un elemento bisogna dire che è decisivo per il pensiero classico degli anni fine 7, primo 800 e che coinvolge di nuovo tutti e due, Haydn e Mozart, ed è la riscoperta di Johann Sebastian Bach. Riscoperta che avviene, questo è un fatto che a chi è poco pratico di storia della musica può sembrare strano oggi, che all'epoca di Haydn e di Mozart i Bach più famosi non era il nostro Giovanni Sebastiano, ma erano alcuni dei figli di costui, in particolare due, Johann Christian, Giovanni Cristiano, che Mozart tra l'altro aveva conosciuto di persona a Londra da ragazzino e a cui era rimasto molto affezionato, e l'altro invece era figlio di un'altra madre, ma sempre dello stesso padre, era Carl Philipp Emanuel, che invece Haydn aveva conosciuto e conosceva molto bene. Quindi questi qui erano i grandi Bach del tempo per loro. A un certo punto, anche lì, 1780-82, un erudito, un appassionato di musica, Van Swieten si chiamava, che era stato a Berlino, dove aveva conosciuto musiche di Bach padre, che a quell'epoca era conosciuto soprattutto da organisti, da piccole cerchie di fanatici del coro e della musica per organo, che invece il culto di Bach padre l'avevano ben presente. Questo qui li ha conosciuti ed è tornato a Vienna con molta musica di Bach, in particolare il clavicembalo ben temperato e l'arte della fuga, che è piccola cosa rispetto a tutta l'opera di Bach, ma che però per Mozart e per Haydn fu un fondamentale, questo seme che fece veramente esplodere un tipo di musica più ragionativa, più elaborata, che prima non era ancora conosciuta. La fine del rococò, la fine dello stile galante, proprio sanzionata dalla riscoperta, dal ritorno in auge di Bach padre, il quale era stato proprio un po' emarginato negli anni in cui la musica più galante, più facile, non aveva tanta voglia di contrappunti, di fughe, di parti elaborative. E quando questa musica viene conosciuta, Mozart si mette, che era già Mozart naturalmente, ma si mette umilmente al tavolino e ricopia delle fughe di Bach per clavicembalo, le trasferisce per quartetto e poi tutte le domeniche mattine, lo dice in una lettera al padre, a casa di Van Swieten si suonavano Handel, Bach, musiche antiche, più severe, ecco, costruite. E quindi anche qui vediamo un esempio, che naturalmente Mozart non rinuncia a tutto quello che è la drammaticità della sonata, il discorso, il linguaggio che viene, non è che fa delle fughe bachiane, ne fa anche alcune per studio, ma la cosa importante è quando lui fermenta questo tipo di scrittura bachiana nella musica sua normale. I casi sono tanti, qui pigliamone uno dal quartetto K387, proprio il primo dei quartetti che Mozart ha scritto dedicandoli a Haydn. A un certo punto in questo quartetto, nel finale, Mozart fa fare questo tema qui al violino.
No, questo qui è un tipico tema di fuga bacchiana a cui risponde. I temi di Bach, di fuga. Ecco, quelli coscritti con le note bianche, solenni, proprio ampi, eh? Ecco, qui è bellissimo vedere come Mozart proprio ci gioca attorno a questo tema, ce lo fa sentire in modo serio, come se fosse anche lui un grande maestro della fuga e del contrappunto, ispirandosi a Bach, e poi cambia la maschera e viene fuori invece la musica giocosa che spinge avanti il discorso in senso drammatico, non che contempla, ma che va avanti nella narrazione. Sentiamo un pezzo di questo finale del quartetto, K387, in cui c'è questo riferimento al contrappunto di Bach, e la prova proprio di quanto lui aveva assorbito da queste musiche. Thank you.
grazie. Ecco, non ci siamo, me la sono sentita di interrompere questo punto, questo flusso continuo tra riferimenti a Bach, imitazioni, quattro strumenti che sembrano costruire una fuga, poi di colpo si mettono tutti insieme, invece nello stile del rondò, appunto, girano intorno a questo monumento, appunto, che era la musica bachiana, che però ha fecondato in modo straordinario i suoi lavori. C'è anche una sonata che ho qui, che comincia proprio con un tema che è quasi bachiano. C'è un preludio del clavicembalo, comincia così, e c'è anche un mottetto. Questa sonata Mozart l'ha scritta quando è passato negli ultimi anni della sua vita a Berlino, e andando a Berlino si è fermato anche a Lipsia, dove gli hanno fatto suonare l'organo di Bach nella chiesa di San Tommaso, e ha sentito cantare musiche bachiane, tra cui c'è un mottetto che comincia proprio in questo modo. Viene tutto svolto alla Mozart, ma però se guardiamo c'è un punto, ecco, in cui lui fa fare, al mano destra fa il tema del mottetto, risponde la sinistra, cioè contrario, prima la sinistra, poi la destra. Poi le due si rispondono proprio come una invenzione a due voci di Bach. Eccetera, proprio tutte formule contrappuntistiche, per esempio ancora. Trascrizione proprio di contrappunto bachiano nei termini della sonata. Ma avviamoci a conclusione. Per finire volevo anche dire ancora questo, che in tutta questa musica di quest'epoca, di cui Haydn e Mozart sono gli epicentri, e che continua poi naturalmente con Beethoven, in tutta questa musica c'è come un messaggio positivo, direi, una parola di solidarietà, senza la minima retorica, naturalmente, senza fare grandi discorsi, senza prendere il megafono. Anche pagine che toccano momenti tragici, che in Mozart c'erano tantissimi momenti proprio disperati, di dolore evidentissimo, che in Haydn ha più l'aspetto di una pensosità, dicevo, ma che comunque in tutti e due ci sono questi aspetti. Però anche in queste pagine qui la visione del mondo complessiva è sempre positiva, cioè gioia e dolore sono come due facce della stessa medaglia, che però vengono visti e considerati dall'alto. E vorrei congedarmi da voi con in modo così sorridente, con un finale, sentendo il finale di una sinfonia di Haydn, la sinfonia numero 88, che è in forma di rondò, cioè con un tema ricorrente, circolare, ritorna sempre a questo tema, e appunto in questi ritorni si sente questo gusto di Haydn per questa gioia proprio quasi biologica, ecco, di ritrovarsi sempre davanti a questo tema. Qualche volta fa pensare anche a quello che chiamiamo il furir, no? quel riso senza motivo che è così comune tra i giovani a scuola, no? Quando ci si guarda si comincia a ridere, e un po' gli strumenti fanno un po' questo gioco qui. Quindi un riso però che ha anche un significato, direi proprio morale, nel senso di un'adesione alla vita come un fatto positivo. Ecco. E qui forse il significato più profondo, ecco, del concetto di classico, è quel significato a cui torneranno tanti maestri successivi, come mai un Tchaikovsky, personaggio così tormentato, un Richard Strauss, dopo che la Seconda Guerra Mondiale aveva distrutto tutto il suo mondo, così come mai questi personaggi ritornano a Mozart, ritornano a Haydn? Perché certamente per loro questo mondo era l'età d'oro, appunto, di questo momento. E Mahler stesso, anche Gustav Mahler,
più volte ritornerà al paesaggio mozartiano, al Settecento, così rivissuto come un'età d'oro, appunto. Quindi, dicevo, forse il significato più profondo di questo concetto di classico ed è il motivo per cui noi ci torniamo sempre, perché in qualche modo ritroviamo lì parte della nostra identità e dignità umana. Vi ringrazio dell'attenzione, ma finiamo con Haydn, con questo finale della Sinfonia numero 88. Grazie.